E un tempo insieme a Egidio Rossi e il vecchio consiglio direttivo si era deciso di creare un premio che simboleggiava il territorio, ma un territorio più vigevanese che pavese, purtroppo dobbiamo dire così perché richiama il territorio di Viseo, ma il Barmanti non ha fatto solo la piazza Lutale, ha lavorato anche, mi sembra, vorrei, poi sono i testi che parlano, anche nel pavese, insomma. Il premio Bramante era nato proprio per evidenziare non un cuoco, ma magari anche un cuoco, ma chi parlasse dell'enogastronomia del nostro territorio. Mi ricordo che l'ha avuto Vincenzo Bonassisi, la Vima De Angeli e poi Egidio, si dirà anche altri personaggi ancora più avanti. E quest'anno avevamo deciso nel consiglio direttivo, dopo lunghe attente visioni, abbiamo deciso di premiare questo giovane Alessio Molla, dillo Pavia, a te Pavia. Perché stai percorrendo, questo è il quindicesimo, dovete scusarmi, ma poi c'è il libro d'oro, l'albo d'oro da firmare prima di uscire, poi dopo ve lo faccio firmare. Non a caso abbiamo scelto te perché stai facendo un programma a Telepavia dove vai proprio in mezzo alla gente, tratti la cucina, tratti tantissimi argomenti, ma vedo che evidenzi molto la cucina del nostro territorio e è veramente con piacere che a nome di tutto il direttivo ti consegni questo premio. Grazie mille. Massimo, voglio consegnare anche ma voglio che sia proprio lui a esprimere questa cosa, questo messaggio. Beh, io intanto vi ringrazio tutti quanti voi perché insomma se ci conoscete sapete effettivamente la passione che ci mettiamo in questo territorio, ma non tanto perché forse lo dobbiamo a qualcuno, ma proprio perché ci piace. Io non sono nato in questa provincia, pavese lo sono diventato, lo sto diventando, se ancora non lo sono, comunque è un grandissimo piacere e voglio ringraziare naturalmente non soltanto me stesso, forse quello che compare in video, ma anche la persona che sta facendo la ripresa in questo momento, che è Andrea Sala, per il quale vi chiedo un applauso perché è il mio operatore, ma è anche colui che prepara poi le puntate a livello tecnico, fa un ottimo lavoro, e con lui anche tutta Telepavia che ci dà la possibilità di lavorare, perché con i tempi che corrono già lavorare è un gran lusso. Se poi si ha la fortuna, come nel mio caso, di fare un mestiere che si ama, il lusso è ancora maggiore. Quindi io davvero voglio ringraziarvi per questo premio, ci tenevo tantissimo e sono molto felice. Dimmi anche che hai contenuto. Ah beh, sì, guarda, tiro un pochino. Questo è il secondo riconoscimento di quest'anno perché pochi mesi fa sono andato a Bruxelles a ritirare il premio italiano per il concorso di giornalismo 2011 indetto dal Parlamento Europeo. Quindi sono... Direi che è un bell'anno, è stato un bell'anno, davvero, grazie a tutti e mi raccomando, dillo a Telepavia. Prova a dirlo. Grazie mille.